Nel mercoledì, che per qualcuno è di Coppa Campioni a Cassano Primo, i ragazzi di Garavaglia hanno l'occasione per riprendersi dallo scossone di sesto e tirare un sospiro di sollievo. Ma se c'è qualcosa che abbiamo imparato in queste settimane è che la forza della disperazione ti fa trovare quell'energia che non sapevi di avere. Mister Cairoli ha fatto capire come vuole giocarsela in queste ultime settimane con il suo meta positività e unione di intenti. Oggi più che mai è scontro salvezza e dallo stadio Annibale Sacchi di Cassano Primo, Castanese Meda, scacciare l'incubo. Buonasera da Carmine Russo che vi parla, grazie allo staff di Beppe TV. Pronti a raccontarvi questo match valevole per l'anticipo della 34esima giornata di ritorno del girone A del campionato d'eccellenza. Andiamo a darvi anche rapidamente le due formazioni con gli ospiti: il Meda che schiera col numero 1 Chieri, col numero 2 Martino, il numero 3 Bruschi, il numero 4 Laribi, il numero 5 Ferraroli, il numero 6 Bianchi, il numero 7 Pozzoli, il numero 8 Schinetti, il numero 9 Maugeri, il numero 10 Filomeno, il numero 11 Valtulina. Risponde ovviamente la Castanese con il numero 1 Menegon, il numero 2 Lazar, il numero 3 Caputo, il numero 4 Parini, il numero 5 Pescara, il numero 6 Rabuffi, il numero 7 Bertoli, il numero 9 Carugati, il numero 9 scusate Salom, il numero 8 Carugati, il numero 10 Moretti e il numero 11 Veroni. È tutto più o meno pronto qui a Cassano Primo, si attende solo il fischio del direttore di gara. Castanese da sinistra a destra dei vostri schermi, Meda che risponde in casacca rossa da destra a sinistra. A disposizione dei mister, per quanto riguarda il Meda, Cairoli ha portato Cassina, Romano De Vincenzi, Molteni, Esposito, Guarnaccia, Dell'Auso, Cappellini e Lanzarini. Per mister Garavaglia invece, Catizzone, Casagrande, Femminò, Marchese, Oliviero, l'altro Catizzone, Edoardo, Paiuca e Raimoldi. Come dicevamo, è tutto praticamente pronto per dare il via questa 34esima giornata, l'anticipo della 34esima giornata qui all'Annibale Sacchi. Gli ordini del direttore di gara Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo, coadiuvato oggi da Chiariello e Terluzzi, rispettivamente di Legnano e Bergamo. Fischietto in bocca e si può cominciare. Facciamo partire anche il nostro cronometro con il primo tentativo, subito catapultato il pallone in avanti da parte del Meda, in out. Note di colore, una temperatura abbastanza rigida qui a Cassano Prima. A Cassano Primo, terreno che però sembra aver retto abbastanza la pioggia delle ultime ore, anzi degli ultimi giorni qui, ma in generale in tutto il milanese, il versante anche del Piemonte, dove questa sera sta andando in scena questo match che, come dicevamo in apertura, è a tutti gli effetti uno scontro salvezza, con la Castanese a 25 punti, scacciare un po' l'incubo del play-out. Squadra che, ricordiamo, ha militato anche in Serie D la scorsa stagione. Il Meda che a 19 punti cerca disperatamente il colpo per uscire dalle sabbie mobili delle ultime posizioni. Andiamo a seguire la prima iniziativa in diretta quando siamo al primo minuto della Castanese, che ha guadagnato una rimessa laterale in zona offensiva, versante sinistro del campo. Ovviamente cerchietto rosso sulle punte, Juan Ignacio Moretti e Carlos Antonio Salomi, il tanco sudamericano che i tifosi della Castanese sperano possa nuovamente portare fortuna questa serata. Bianco-verde la casacca della formazione di casa, e come dicevamo in rosso invece il Meda che sviluppa la propria manovra con Chierico. Rischia qualcosa, ma Laribi riesce ad allontanare quantomeno dall'area di rigore. Resta in attacco la Castanese che va anche al primo traversone, chiude con una buona diagonale difensiva Emanuele Pozzoli. Siamo ancora in area con Moretti che cerca anche il primo squillo, un po' smorzato anche la difesa. Primo palo ben guardato da Tiziano Chierico, si accartoccia e la fa sua. Predica calma il portiere classe 2003, che serve subito Bruschi. Pressione veramente veemente in questi primi minuti da parte della Castanese. Già il terzo pallone recuperato in zona offensiva. Chiaro il canovaccio che mister Garavaglia vuole imprimere a questo match. Pressione alta sin dalle prime battute. Rimessa in cui si occupa Bertoli. Lunga gittata, arriva anche la spizzata di Moretti. Riesce però a servire Carugati. Se 2005 vede il pallone che si spegne sul fondo. E ancora una volta Chierico sarà pronto a battere. Lo fa nuovamente cercando di dialogare con i centrali. Laribi cerca Pozzoli. Il primo intervento anche irregolare da parte di Marco Bertoli.
E il calcio di punizione con Bruschi che ha già battuto. Gio palla da dietro per il Meda che non rinuncia a cercare Varchi con il gioco di squadra. Fraseggi che in verticale però sul lato mancino non hanno trovato fortuna in questo caso. Altra rimessa sempre per la Cassanese. Squadra che non ha giocato per via del maltempo l'ultimo match contro l'Accademia Pavese. Oggi ritrova il terreno di gioco amico dell'Annibale Sacchi. Filomeno cerca e trova una deviazione. Riesce a lasciar spegnere il pallone in corner Pozzoli. Primo giro alla bandierina per la formazione del Meda. Ospiti che quindi incaricano Marco Valtulina e le sue 5 reti stagionali del traversone. Primo trenino in area di rigore. Ovviamente attenzionato speciale Laribi che va ad attaccare il primo palo. Il pallone però guadagna il secondo senza nessuna deviazione pericolosa. Non è finita. Schinetti la rimette in mezzo. Sempre in zona Pozzoli. Scivola rischiando qualcosina Ferraroli. Non c'è però il break in contropiede per fortuna della formazione ospite che si può rifugiare nuovamente da Chierico. Bianchi sempre in mezzo a tante maglie biancoverdi. Mettono ancora una volta, come vedete, molta pressione ai portatori di palla. Bruschi rimpallo, favorisce stavolta la difesa. Quinto minuto, rimessa per il Meda. Laribi, Bruschi, sempre la deviazione, sempre la rimessa, ma davvero feroce per quanto riguarda questi primi 5 all'Annibale Sacchi. La pressione della Castanese, vedete, raccolta in un fazzoletto, sempre ad aggredire il portatore di palla. Meda che stavolta riesce a trovare il break distendendosi sulla destra. È Martino a portare la sfera con la sterzata, però non favorisce i compagni. Break difensivo abbastanza preciso in due tempi. La Castanese si rifugia in rimessa sul lato opposto alla nostra postazione. Utilità anche la composizione, diciamo così, dei tifosi ospiti che hanno raggiunto l'Annibale Sacchi da Meda. Punti ovviamente importanti, come dicevamo, per la formazione ospite, che il prossimo turno avranno anche la trasferta contro la Vergiatese, sicuramente impegnativa in queste settimane. Mister Cairoli, si gioca tutto. Schinetti ancora da Martino, è il capitano ad allungare sulla propria verticale. Non ci sono compagni a servire, un po' in ritardo Maugeri. Si va da Valtulina, perché schizza via, può portarlo l'11. Menegon va a rilancio però dritto sulla testa di Pozzoli. Fase frastagliata del match, difficile anche stabilire adesso il possesso. Ne esce la Castanese, ma un pertone su Bertoli. Pestone su Bertoli che riesce comunque a mettere in movimento Veroni. Dai, riceve l'11. Mette in mezzo un tentativo abbastanza velleitario. Metà tra un tiro e un cross, quello del classe 99, che comunque era entrato bene in area di rigore. E quella che sentite sono proprio di Mister Cairoli, squalificato, vede i suoi dalla tribuna dell'Annibale Sacchi e si fa sentire come. Chiama subito anche la pressione. Due linee abbastanza serrate tra centrocampo e attacco del Meda, che hanno vita facile nel recuperare questo pallone senza deviazione però sul 10. Rimessa che favorisce quindi la Castanese. Giovanissimo Mister Cairoli che state sentendo urlare, che ha manifestato una volta presa la panchina del Meda la promessa fatta al padre, presidente per l'appunto della squadra ospite, diventata realtà. Una squadra che ha fatto sì solo 6 punti in trasferta pur subendo meno gol rispetto a quelli presi allo stadio Città di Meda. Non di poco, perché sono 8 le reti subite in trasferta, 19 quelle invece in casa. Ci sono stati diversi passivi anche pesanti. Meda che rischia ancora una volta portando palla fin troppo, e allora Salom ne approfitta. Salom, il cinismo del bomber,
per Carlos Antonio Salom. Veste la 9 non a caso, è il 15° gol del suo campionato alla prima vera occasione utile, fendente, diagonale vincente del classe 87, e il turco porta ovviamente in vantaggio i suoi. 8° minuto, cambia il parziale a Cassano Primo. Di stato Salom, cambiare il parziale, e chi se non lui. 15° centro nella sua stagione, quando manca si sente come giocatore di cui abbiamo raccontato tante volte, ovviamente ne racconteremo anche stasera, visto che ha scioccato la partita quando siamo al 9° minuto. Va detto anche che il Meda ha rischiato tante volte anche prima che il parziale cambiasse, con il fraseggio tra i centrali, e come dicevamo ripetutamente la Castellanese è andata a prenderli subito quei metri con tanta aggressività. Gran palla recuperata in attacco, primo vero tentativo di Salom, diagonale vincente alle spalle di un incolpevole Chierico, e vedremo se appunto il Meda avrà la forza a questo punto di continuare come sta facendo in massime azioni da dietro, perdendo però l'ennesimo pallone regalato a Carugati. Entra in aria Lotto, vuole il sinistro, si lascia forse ingolosire un po' troppo dallo specchio, sbatte sul muro rosso, ma non è finita. Caputo si accentra lui, cerca poi la verticale, un po' troppo lungo il pallone per Juan Ignacio Moretti. Chierico con tutta la calma del mondo vuole ragionarci, guadagna il termine di questo 10° minuto. Si lotta sulla tre quarti adesso per stabilire questo possesso, ne esce solo per un attimo il Meda. Martino, tenuto in scivolata del 2, il pallone non lo favorisce, il capitano va subito a ripiegare. Gabriele Martino, 2 gol nel suo campionato, classe 97. Cioè presidiare il versante destro della difesa del Meda. Adesso guadagna il cerchio di centrocampo con questa manovra. Taglia il campo il 10. Filomeno. Pozzoli, di nuovo Filomeno, buona in verticale, questa volta la traccia del Meda. Filomeno punta la retroguardia bianco-verde, mette in mezzo un pallone interessante, arriva anche il tentativo dopo una deviazione di testa, era proprio Martino, ha fatto tutto il campo il 2 attaccando il lato debole della difesa di casa. Si è un po' trovato lì il pallone dopo una deviazione, non è riuscito a imprimere molta forza, neanche tanta precisione, ma si fa vedere il Meda seppur timidamente. Primo scullo in avanti, squadra che fatica molto, ripetiamo, a trovare le reti. 5 i gol dei capocannonieri, perché sono ben 2, Omar Laribi e Marco Voltolini, entrambi in campo quest'oggi per mister Cairoli, che non sembra tanto preoccupato, anzi ha più volte urlato ai suoi calma di continuare come stavano facendo. Sa dell'evidente errore fase di impostazione che ha portato al vantaggio biancoverde. Campanile che scende dal cielo di Cassano Primo, dritto sul piede dell'autore della rete Salom. Il pallo che stavolta non lo favorisce, batti ribatti, situazione un po' tennistica, da destra a sinistra. Non c'è pace per questa sfera che stavolta Pozzoli cerca di controllare. Col piede a martello, senza però controllare il possesso per quanto riguarda Simone Maugeri, non c'è stata deviazione, meno ultima del Meda, di conseguenza la rimessa è proprio rossa. Bruschi, già battuta, si rifugia in Laribi che guadagna un buon fallo, attenzione anche a scaldare troppo gli animi, cerca di applicare subito calma. Direttore Nicosia, ripetiamo, della sezione di Cinisello. Le distanze Laribi le fa prima rispettare,
Poi scaraventerà questo pallone sicuramente in avanti. Così è. Pozzoli scivola ancora una volta. E non è la prima volta che succede a un calciatore del Meda. Di nuovo Pozzoli in mezzo a tante gambe avversarie. Bruschi corre in verticale ancora una volta, però si fatica a trovare lo spiraglio sulla tre quarti. Ci prova adesso Laribi col break. Soluzione esterna, movimento di Maugeri, lato destro dell'area di rigore, ancora una volta frettoloso però Ferraroli, doppio rimpallo, rimessa della Castanese davanti alle panchine. Che Garavaglia predicare calma. Lui sì che sarà sicuramente soddisfatto dell'avvio dei suoi, che al primo vero tentativo ha notato il vantaggio. Si è regolare su questo attacco della formazione di casa. Ecco il traversone per Moretti al volo! Applausi scroscianti a Cassano Primo. Che soluzione stava trovando Juan Ignacio Moretti. Il bomber con la 10, occasionissima. Al 14° minuto sarebbe venuto giù l'Annibale Sacchi. Mancino di Nacho, che anche lui ha portato tante gioie ai propri colori. 5 i suoi gol in campionato per il classe 97. Coppia sudamericana che si è fatta sicuramente apprezzare. Attacca ancora Salom, fa sportellate, la porta via il 9. Esce via Almeda. Ancora la Ribi, ultimo a mollare su questi palloni dove c'è da lottare. Salom controlla un po' così, chiama una mano che non c'è, allora la mette in mezzo, c'è il Bogicek, finisce anche a terra il compagno. Deve trattarsi di Carugati, poi una deviazione che favorisce la difesa. Rinvio dal fondo, quindi timide proteste di Salom, che va a cercare anche spiegazioni con il direttore di gara. Davvero difficile dalla nostra postazione ravvisare l'eventuale deviazione con il braccio. C'è però da dire che la classe e la tecnica di Salom stanno veramente sconquassando la difesa del Meda, che ancora una volta riparte da dietro e poi è costretta a rilanciare lungo per evitare pericoli. Carugati stavolta non trova compagni. Bianchi si va da Bruschi, qualche metro a disposizione del 3 senza pressione. Vediamo se ne approfitta il classe 95, che torna dalla Ribi. Metronomo assoluto, geometria del 4. Stavolta non trovano ancora una volta, sempre in zona tre quarti, il guizzo giusto. Addirittura invece la Castanese a poterci provare. Break in contropiede, scoperta e impreparata Almeda. Lascia addirittura spazio per questa conclusione. Povera Italia, a dire la verità. Passati di Valtolini e la porta via. Movimento di Pozzoli, preferito però la pallata in avanti. La formazione di Cairoli. Cercato la giocata Filomeno. Ancora rimessa, sempre per Bruschi. Non di più sollecitati in questo primo quarto d'ora che già se n'è andato. La Ribi. Si stacca Ferraroli, guadagna qualche metro e la metà campo avversaria. Poi scodella questo pallone sulla propria verticale. Non trova però la velocità di Martino, che cerca comunque di impegnarsi. Il pallone è comunque uscito. E si riprenderà con il pallone tra i piedi di Menegon, che con tutta calma va a battere. Questa è una squadra che è stata già capace di fermare l'oltrepolpa. Via, una squadra ordinata che si è fatta comunque apprezzare nonostante la classifica dica altro. Sfortunata nelle ultime settimane, più gol subiti in casa che fuori. Anche questo è un dato statistico curioso. 20 qui all'Annibale Sacchi le reti subite dalla squadra di Garavaglia, 15 invece in trasferta. Squadra che non vince proprio qui dall'1-0, targato ovviamente Salom, contro la Vergiatese del 21 gennaio scorso. Trapallata ovviamente per il 9, che va a mettere pressione sui centrali, forse commette anche fallo, non secondo il direttore di gara, che lascia giocare. Rimessa quindi in favore della Castanese. Con questo gol ha agganciato
i capocannonieri del girone A di Eccellenza Lombarda. È un giocatore con grandi qualità, un argentino naturalizzato palestinese, Ledor Giramondo, che ha calcato praticamente campi di calcio di tre continenti diversi, militato in Argentina, in Perù, in Thailandia, in Cile, in India, in Messico, in Spagna, oggi qui a Castano Primo. Ci prova il meta adesso con la pallata in avanti, subito però protetta, fare schermo Lorenzo Veroni, acquisto di gennaio di questa castanese, fare densità adesso in mezzo al campo, questo ritmo molto lento che ovviamente favorisce la squadra in vantaggio, che guadagna anche e risparmia ossigeno nel cronometro che invece corre. L'andata fu un 4-1, si impose il Meda con addirittura il vantaggio di Stiso, quindi castanese che si portò in avanti, e poi il grandissimo gol di Laribi, Mazzini, De Lauso e Brighenti per il 4-1 finale. Tra l'altro il gol, un rigore sbagliato proprio da Salomi in quella partita, con la grande parata di Cassina. E ovviamente Salom si è fatto perdonare questi primi minuti di questa 34esima di ritorno, con il gran gol che ha smosso tutto, cambiato probabilmente anche il canovaccio della partita, perché la pressione ardente che prima metteva la castanese sui portatori di palla avversari adesso è molto più timida, molto più tranquilla la formazione di Garavaglia, che lascia giocare come in questo caso a rilancio Bruschi. Palla che arriva a Pozzoli, la vuole tenere in campo il 7, c'è il movimento interessante di Filomeno, premiato, un pallone impreciso, ci riprova allora il meta, Laribi, sterza, va sul mancino come suo solito, si preferisce Valtulina stavolta, e lui a metterla in mezzo, ancora una volta interessante il suo cross, ma ancora una volta si torna all'indietro da Laribi. Ferraroli, eccola la pressione della castanese, Martino, verticale, imprecisa, Pescara, il capitano col 5 a sventagliare, provava la traccia mancina, ma come avete visto doppia deviazione, prima del Meda, poi della castanese, rimessa proprio per la formazione ospite. 21esimo minuto, Martino ancora una volta il rimpallo, stavolta lo premia, ma poi la pallata in avanti è sempre agilmente preda dei centrali della castanese. Veroni, dai, riceve l'11, si fa vedere Pescara, un po' di disordine però stavolta nella formazione di Garavaglia, che quindi con più calma coinvolge i centrali. Si è staccato ora Buffi, ma si torna da Veroni, va in verticale prima Moretti, poi non Salom. Giocata intanto di Bertoli, che subito anche il calcio di punizione, e con coraggio ancora una volta avanza la castanese, pallata proprio su Salom, fortissima però, difficilissima da controllare, impossibile anche per il Brevilinio numero 9. Può ricominciare il Meda, classico giro palla, eccola la pressione della castanese, sempre su Chierico che deve rischiare qualcosina. Bianchi stavolta trova una buona traccia per Laribi, guadagna qualche metro il Meda, alleggerita la pressione, si va sulla destra, si fa vedere Filomeno, che però ancora una volta sempre in quella zona dei tre quarti si trovano spalle al bersaglio i calciatori del Meda, non riescono a trovare l'imbeccata giusta per le punte. Bruschi, siamo praticamente a metà del primo tempo, sportellata su Valtulina che regge l'urto e trova Bruschi. Bianchi, come avete sentito, Omar scendi, si vede alla Ribi di fare il classico metronomo tra i centrali, non è riuscita però la manovra al Meda, neanche a Pescara però,
Attenzione a questo intervento pericoloso, arriva il primo giallo della partita per Carugati, intervento in ritardo, lo sa anche il numero 8 e finisce nel tabellino dei cattivi. Perso il possesso, intervento in scivolata su questo terreno anche difficile da controllare, tratto un po' forbice su Schinetti, il povero numero 8 claudicante dopo questo intervento. Ammonizione più che giusta, nessuna protesta neanche da parte per l'appunto di Carugati, che giocherà la seconda metà di primo tempo con l'ammonizione. Vedremo se poi ci penserà Alfio Garavaglia. Si stacca Bruschi, dialogano Becchi e Larry B, ben verticale su Filomeno, ma problema visto e rivisto su quella zona. Possesso adesso è della Castanese, va anche la doppia pressione sul portatore di palla di casa, che perde il controllo, almeno secondo l'arbitro, che vuole anche predicare calma, non accetta queste proteste. Rimessa comunque per il Med davanti alla panchina di Garavaglia, con le mani già pronto a ricevere Bianchi, viene invece preferito Schinetti. Altra deviazione, altra rimessa, campanile, facile preda di Pescara, fa valere sempre i centimetri l'esperto capitano classe 91 Massimiliano Pescara, due reti in campionato, tanta sostanza il suo approdo qui a Cassano Primo. Batte la rimessa Martino, trova Valtunina che ha cambiato area di competenza a cercare anche di non dare troppi punti di riferimento il Meda. Se vi assicuriamo noi che possiamo apprezzare anche mister Cairoli qui dalla tribuna, non si dà pace, non soddisfatto dei movimenti dei suoi. Movimento di Filomeno, riceve il 10, cerca con eleganza e trova anche la traccia buona, interessante per Schinetti. Poi il traversone per Pozzoli, lotta al 7, forse anche con una gamba tesa, scende il pallone sul 10! Ci ha provato Filomeno in acrobazia, palla abbondantemente sul fondo. Ma altro tentativo del Meda che si fa vedere in avanti. Il 26esimo. Situazione un po' casuale sui sviluppi di questa rimessa laterale. Batti ribatti che ha favorito proprio il 10. Occasione che puntiamo nei nostri highlights. Siamo già dall'altra parte. Lorenzo Veroni cerca compagni a servire, trovato Parini, altra deviazione, altra rimessa, si raccoglie un po' il Meda quanto più può per abbassare la distanza tra punta e difesa, in questo caso il riferimento ovviamente è Maugeri in avanti e Bianchi dietro. Ora si allungano nuovamente le maglie su questo rinvio che trova Pozzoli. Filomeno, ancora spalla al bersaglio, stavolta con eleganza, trova la buona verticale. Pozzoli a staccarsi sulla sinistra, sovrapposizione che Maugeri non premia, vuole andare forse a impegnarsi lui, è poco furbo però il 9 che aspetta, aspetta e poi serve Pozzoli in posizione evidentemente irregolare. Si sono intesi benissimo due calciatori del Meda. Adesso su questo rilancio possiamo apprezzare, sembra quasi un 3-4-3 quello del Meda. Rientra però ovviamente Martino da una parte, ma stesso Pozzoli dall'altra, con questo ruolo un po' ibrido, spesso a dover tornare indietro su queste iniziative della Castanese. Chierico lancia come può, non allontana però più di tanto il pallone, allora ci pensa Pozzoli prolungandolo, doppia deviazione, forse l'ultima di Filomeno, non secondo il direttore di gara, anzi sì, rimessa quindi Castanese. Lazar prende la mira, bersaglio a lunga gittata, ovviamente si tratta di Moretti che si impegna ma non trova il pallone, neanche Carugati, libera come può il Meda. Maugeri, duello che il 9 non vince ma trova comunque la rimessa. 28esimo,
temperatura che scende qui all'Animale Sacchi. Bruschi trova ovviamente la Ribi, poi di nuovo il 3. Senza alcun complimento Giuliano Caputo, spara lontano. Difensore che ha già bagnato la sua esperienza qui a Castano Primo con una rete. Carugati fa il pallone con il viso, lancia praticamente il break del Meda. Martino si impegna ad andare lui a mettere in mezzo questo pallone. Sembrava aver perso il possesso, poi scivolata, un ultimo guizzo, anche trovato il cross basso che il suo compagno però ha ribadito in porta. Valtulina ora sempre più sulla destra. Veroni però trova anche la buona traccia per Moretti. Break della Castanese, attenzione a proprio Veroni che si distende, riesce a ragionare un attimo in più però la formazione di Garavaglia, che poi si distende sulla sinistra, il pallone rimbalza una volta, due volte, tre volte, poi si spegne sul fondo. Altro sospiro di sollievo per Chierico, che ha già dato il via però alla manovra per Bianchi. Bruschi stop a seguire del 3 e Campanile sulla verticale. Salta Filomeno, non trova il pallone, salta Mogeri, non la trova neanche lui. Ultimo tocco di Rabuffi. Mentre lascia a Bruschi il compito della battuta. Di nuovo Maugeri, di nuovo il 3. Eccola la zona rossa del Meda, ovvero la tre quarti. Vediamo se stavolta riescono a trovare la traccia giusta. Sembra proprio di no, perché scende addirittura Moretti ad arma forte la difesa. Esce Carugati, chiamano l'uomo praticamente dalla tribuna, scusate, a Lazar. Poi viene agganciato comunque Parini. E arriva anche il cartellino giallo per il numero 11, Marco Valtulina, che a quanto pare ha fermato un'azione potenzialmente pericolosa. Non sembrava così aggressivo il fallo. Un ammonito per parte. Siamo al 30° minuto, che Marco Valtulina è un po' nervoso, pochi palloni giocabili per lui, che spesso ha deliziato il proprio popolo con belle giocate in avanti. Fatica però, ripetiamo, il Meda a trovare e a imbastire azioni interessanti. Rinviato lungo Pescara, forse con un braccio Caputo. Controllano il possesso i ragazzi di Garavaglia, Veroni, poi si torna sulla sinistra, il cross è proprio di Parini, passa Salom, se ritrova sul destro, poi Veroni si impegna, rientra forse da una posizione regolare Carugati, ritrova Veroni che deve lottare per andare a calciare, poi trova Pescara, doppio muro del Meda che non vuole sicuramente mollare. Allora Filomeno stavolta, gran giocata nel 10 che va via due uomini, vuole anche il dribbling sul terzo, si lascia andare anche all'urlo forse di troppo. L'intervento però c'è, come c'è il secondo ammonito della gara della Castanese, si tratta del capitano Massimiliano Pescara. L'intervento era evidentemente in ritardo, anche se dobbiamo dire Filomeno sembrava aver ormai saltato ed evitato la scivolata. Cercato questo fallo con furbizia Francesco Filomeno, il classe 96, una rete nel suo campionato. E ovviamente anche Pescara a questo punto giocherà il resto della sua partita con il giallo. Cerca di riempire l'altezza del secondo palo, limita l'area di rigore il Meda. Valtulina ovviamente sul pallone, trenino e danza di marcatore ormai pronta. Valtulina si lamenta perché Salome è effettivamente molto vicino al punto di battuta, ma l'istanza era già stata calcolata, infatti fa ampi gesti così di allontanare Salome e procedere alla battuta che avviene, sventagliata dell'11. Può essere interessante, sul secondo palo passa, c'è addirittura un fallo di mano, c'era Bruschi che se l'è trovata sul destro, non il suo piede preferito. Non viene agganciato Schinetti. Pericolo scampato al 33° per la Castanese, che senza fretta va a battere questa rimessa. Il
rischiano ancora una volta una rimessa della formazione ospite. Di nuovo Taschinetti, zona Filomeno, passa di là Maugeri, cerca di prolungare proprio per il 10, ma molto rocciosa, molto ordinata, l'abbiamo già detto, la difesa della Castanese fino a questo momento. Forse c'è addirittura una posizione regolare di rientro di Pozzoli, che finisce anche a terra fuori dal campo, potrebbe richiedere già le cure mediche. Sembra rialzarsi Emanuele Pozzoli, un po' zoppicante, pronto a battere Lazar. Coinvolgere tutta la difesa in questa manovra la Castanese, si va da Caputo che rischia qualcosina con questo pallone per Pescara, costringe anche all'intervento non preciso del compagno. Allora Filomeno se la ritrova sulla tre quarti, interessante questa traccia del 10 che di nuovo va da Laribi, corpo un po' all'indietro, destro che ha preso sicuramente un giro che il classe 86 non desiderava, palla sul fondo che ha lamentato Maugeri, che voleva sicuramente questo pallone in profondità. C'era anche una traccia sulla destra, si è lasciato ingolosire dallo specchio Laribi. Opportunità che il Medal deve sicuramente sfruttare se vuole pareggiare questo incontro. Attenzione però che c'è un fallo, abbiamo capito se ci sarà anche una ammonizione, forse per un braccio largo. L'ennesimo pallone alto di questa partita. Soltanto verbale l'ammonizione da parte di Nicosia di Cinisello Balsamo. E a proposito di Campanilli, ecco un altro. Maugeri prolunga, stavolta è buona per Filomeno. Sicuro, Menegon alza le braccia, la chiama e ha già rilanciato, non in maniera impeccabile. Salom però con che controllo, con che classe il turco, che ha lanciato anche nello spazio Bertoli senza trovare la progressione del set. Siamo già dall'altra parte, ancora una volta il meta, stavolta guadagna al fondo anche se solo per un attimo. Valtolina costringe la difesa a rifugiarsi in corner, la pregustava il traversone Maugeri che però non è arrivato, può comunque provarci la formazione ospite perché da palla inattiva tutto può accadere. Arriva anche Bruschi ad aumentare i centimetri la portata, è proprio valso il tre, il pallone, Bruschi la schiaccia, poi Menegon, non è finita, ha pareggiato il Meda sugli sviluppi di questo traversone. Prima Bruschi ha schiacciato questo pallone non perfetto, Menegon al 36esimo minuto ne è uscito poi un mezzo traversone in mezzo. Vediamo chi dalla selva di maglie rosse ha bagnato questa partita. Dovrebbe essere Pozzoli ad aver timbrato il cartellino. È 1-1 all'Annibale Sacchi. E come dicevamo, attenzione a queste situazioni da palla inattiva perché tutto può accadere. Ancora una volta una situazione abbastanza curiosa, una carambola che ha portato al cross sul secondo palo, in ritardo tutta la difesa della formazione di casa, si è un po' addormentata la Castanese in questa occasione. Al 36esimo minuto ha pareggiato il Meda e 1-1 quindi Pozzoli. E adesso la fase disordinata del match ha ritrovato l'equilibrio, forse nel momento in cui nessuno se l'aspettava. È passato un guizzo di Valtolina sulla destra, un corner guadagnato, una dormita sicuramente difensiva della Castanese che ancora una volta però presta al lato, ennesimo corner, ancora una volta Bruschi ad avanzare, l'abbiamo visto non avere praticamente la marcatura nell'occasione precedente, non era pronta la Castanese all'aggiunta del 3 tra gli attaccanti come in questo momento. Sembra attaccare il secondo palo, il pallone però è basso sul primo. Valtolina alza la testa, la mette in mezzo, Maugeri addirittura con il tacco cerca l'Eurogol il 9, la fa sua Menegon, attento
Duello tra 7, Pozzoli mette giù Bertoli, che guadagna un calcio di punizione abbastanza interessante. Siamo al 39esimo, già battuto da Pescara che non ci vuole ragionare, va da Salon di testa! A centimetri dal vantaggio e dalla doppietta il turco. Adesso si è accesa forse la partita. Due occasioni praticamente in un minuto, una per parte. Siamo già dall'altra parte, sempre tra sette, sempre con Pozzoli. Stavolta destro è abbondantemente alto. L'invio di Menegone, è stato bravo Daniele Menegone qualche minuto fa su quel tacco arcigno di Maugeri che poteva destare pericoli. Castanesi davanti con questo tentativo che sguscia un po' tra le mani di Chierico. Intanto un tiro in cross, era molto forte però il sinistro di Parini. Un Chierico che la fa sua, poi molto furbo Sadom, si stava pressando sul classico pallone che Chierico fa scivolare davanti a sé prima di servire i compagni. Abile l'uno però a girarsi nel momento giusto. Falco Salomo come nell'occasione di testa. Spizzata che quasi trovava la propria doppietta. Bertoli passa di là, Veroni alza la traiettoria di questo pallone. Ovviamente da Salomo che fa sportellate, non fischia l'arbitro, lascia giocare ancora una volta Carlos Antonio Salom in area di rigore. Salom, 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 sinistro centrale, poi egoista stavolta. C'era Moretti, c'era anche Carugati a rimorchio, si fa valere anche fisicamente nonostante i centimetri di differenza. Sportellate, non si tira mai indietro il bomber col 9. Filomeno mezzo a due, finisce a terra, non fischia l'arbitro che su queste situazioni sembra sempre voler lasciar giocare. Schinetti lascia passare Maugeri, sempre da Pozzoli, sempre libertà per il 7, che calcia, Maugeri passa di lì e la sporca. Posizione però evidentemente irregolare. Poco sveglio stavolta Maugeri, classe 94. Prima con il tacco stava per trovare l'Eurogol. Conto aperto con Menegon. Sempre Maugeri. Si lamenta di una trattenuta. L'arbitro ancora una volta lascia giocare. Si distende la Castanese con Pescara. Parini si stacca a Veroni, vuole andare al traversone però il 4, si ritorna però dall'11, ecco il cross, interessante, forte sul primo palo, poi in ritardo anche il taglio di Caputo che aveva guadagnato l'area di rigore. Ok, centimetri per colpire di testa ne ha e come. Bruschi la tiene in campo, le urla di Cairoli, non lo sentono i suoi. Filomeno, mezzo a due, altro guizzo del 10, bravissimo però in questo caso Bertoli, attento, andare giù col tempo giusto insieme a Lazar, ottima scalata difensiva, non è un cliente facile il numero 10, che ha già fatto ammonire anche Pescara diversi minuti fa, al 43esimo minuto, 2,5 al termine, più recupero in questo primo tempo, le due reti, poi qualche partita di tempo, qualcosina da recuperare forse ci sarà. Martino rischia facendo rimbalzare il pallone, allora si fa aiutare da Ferraroli che spara lontano, solo per un attimo però, di nuovo Pozzoli sempre con molta libertà però il 7. Si va a vedere Valtulina che predilige come al solito il mancino, mette in mezzo il pallone, si va da Filomeno, palo interno, occasionissima del Meda. Solo ancora una volta all'altezza del secondo palo l'attaccante, in questo caso Filomeno. Ma come è stato per Bruschi nell'occasione del
pareggio, dorme e come la Castanese su queste situazioni ci dovrà ragionare all'intervallo mister Garavaglia, perché nel corso dei minuti Castanese sta rischiando sempre su questi traversoni che scavalcano tutta l'area piccola, arrivano dall'altra parte a metà tra l'uscita di Mendegon, che spesso non avviene, e il tentativo che ha baciato il palo da parte di Filomeno, occasione che abbiamo già segnato e siamo già con Pozzoli. 7 va in mezzo, sempre da Filomeno, stavolta un attimo in ritardo il 10, ma non è finita la ribi. Ci prova lui da lontanissimo, traversa! È maledetta la porta di Menegon per i ragazzi di Cairoli, che non ci crede. Prima il palo e poi la traversa in un minuto. Prima Filomeno e poi la ribi. Fischia l'arbitro perché sembra Fortunato Lazar, che effettivamente ha dimostrato di avere un po' di lacune dal punto di vista atletico negli ultimi minuti, in ritardo su qualche intervento, forse anche un problema fisico a questo punto, pensiamo. Vedremo se sarà anche in grado di proseguire. 43esimo minuto, il palo interno sul colpo di testa di Filomeno, che davvero però da due passi poteva anche fare di più. Poi il tentativo da fuori invece di Laribi, che ha baciato nuovamente sì il montante, però la traversa interna. Salita e come di intensità la manovra del Meda, che ha iniziato a capire quali possono essere i punti deboli della formazione di casa. Nel corso dei minuti si è un po' cullata sugli allori la squadra di Garavaglia, mischiando qualcosina, trovando le migliori occasioni ovviamente con Salom. Partita comunque abbastanza movimentata e divertente qui a Cassano Primo. Sicuramente non ci lamentiamo. 3 i minuti di recupero sono già partiti anche sul nostro cronometro. I 3 ancora da giocare, se il gioco non è ancora ripartito. Fa adesso il Meda. Rientra tra l'altro anche Lazar. Vediamo se resisterà questi 3 minuti per concedere tutto l'intervallo potenzialmente ai compagni per scaldarsi. Evidentemente claudicante però Bertoli. Chierico se la sposta sul destro, arriva la pressione, allora lancia lungo il portiere, troppo alta però questa palla per Martino, può gestirla. Rimessa quindi per la Castanese, se ne sta andando il primo minuto di recupero. Veroni passa dalla difesa, forse anche una gamba tesa, la vede anche il direttore di gara, vede anche abbastanza evidentemente a martello. E calcio di punizione per il Meda. Bruschi chiama palla, lato debole il suo, palla però lo costringe a correre indietro, perde forse i metri a disposizione perché arriva la pressione di Carugati, allora sventaglia al 3, a cercare Maugeri, fa valere i centimetri, la spizzata c'è, c'è una palla su cui non arriva Valtulina, un contrasto però se alla nuca o comunque al viso, colpi alla testa che come al solito da protocollo fanno interrompere immediatamente il gioco dopo la metà praticamente del tempo di recupero. Un minuto e mezzo, ha fischiato l'arbitro, ovviamente fermo il gioco. Prolungherà quindi questo primo tempo Nicosia nella sezione di Cinisello Balsamo. Pronto a scodellare la sfera per Menegon. Vedremo se avrà le energie la Castanese per provare un ultimo guizzo in questo primo tempo, per rimettere il musetto davanti. Lancio lungo di Menegon, dritto però sull'avversario, tratta di Martino che al volo mette praticamente solo il piede. Palla che torna in possesso della Castanese e rimessa. Rimbalza una volta, non la seconda perché passa di là Maugeri, una trattenuta su Carugati, non la vede l'arbitro che lascia giocare, qualche protesta del Sacchi. Ancora Carugati, stavolta prolunga bene, gran traccia per Salom che se ne ritrova sul tetto, Salom in anticipo, Salom, la porta è libera, Salom! Il muro del Meda! Bruschi salva tutto a 20 secondi dall'intervallo, è un intervento che può valere tantissimo. Sarà calcio d'angolo mentre stava già pregustando l'esultanza l'Annibale Sacchi. 45esimo più 2.
occasionissima sul grandissimo lancio, una genialata davvero di Moretti per Salom, uscita non precisa del portiere, poi il muro di Bruschi. Arriva però anche il duplice fischio con qualche istante di ritardo sui tre di recupero, e 1-1 tra Castanese e Meda all'Annibale Sacchi. Una grandissima prima frazione di gioco, rotto l'equilibrio da Salomma all'ottavo minuto con una classica giocata da Rapace dalla di rigore del 9. Poi però è salito il Meda e ha trovato meritatamente il pari sugli sviluppi di corner con Pozzoli, e da questo 1-1 riprenderemo tra più o meno 15 minuti sempre in diretta dall'Annibale Sacchi, sempre qui su Beppi TV, non mancate.
Bentornati live dall'Annibale Sacchi di Castano Primo. Castanese me la sono ferme sull'1-1. È stato un primo tempo davvero molto divertente, con azioni da una parte e dall'altra. Saloma a reggere le spalle dell'attacco della formazione di casa, a tenere davvero sulle spine tutta la retroguardia. Due occasioni nitide le sue, oltre al gol. Ma che bel man è stato nel corso del primo tempo. All'inizio un po' titubante, poi due montanti, un palo interno e una traversa oltre al gol del pari. Come state sentendo anche grazie al speaker dell'Annibale Sacchi per l'appunto, 7 e 14 sono i numeri del primo cambio e 8 e 15 di conseguenza Femminò, Edoardo Femminò, classe 2004, prende il posto di Carugati. È uscito anche l'ammonito Marco Bertoli. Nessun cambio invece per la formazione del Meda, ovviamente a parti invertite in questo secondo tempo. Da destra a sinistra dei vostri schermi la Castanese divisa bianco-verde, da sinistra a destra il Meda. È tutto pronto, fischietto in bocca per Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo. Si attende solo il suo via per far partire anche il nostro cronometro. E si ricomincia all'Annibale Sacchi dall'1-1 in questa sfida salvezza che abbiamo più volte presentato come uno scontro diretto. E così è, partita vera, partita anche molto divertente, ripetiamo. Subito a ritmo spedito la Castanese, che con i nuovi cambi, i nuovi inserti, potrebbe anche trovare energie. Abbiamo anche detto al termine del primo tempo, con l'infortunio corso a Bertoli, che probabilmente il 7 non sarebbe stato in grado di proseguire. E così purtroppo per lui è stato. Vedremo ovviamente Femminò come presenzierà in mezzo al campo insieme a Edoardo Catizzone, il 14 e il 15 entrati, che devono però difendere su questo traversone. È primo tentativo del Meda, tra qualche applauso anche dei tifosi ospiti che, come dicevamo, hanno riempito la tribuna dell'Annibale Sacchi in questa fredda serata di Castano Primo. Ancora tentativo della Castanese, stavolta con Moretti. Titubante il suo primo tempo, però al termine, praticamente negli ultimi secondi, a 30 secondi dal duplice fischio, un'invenzione, spalle alla porta, un assist davvero strepitoso per Salom, messo in porta con un cioccolatino. Insomma, anche dribblato forte e secco Chierico, trovandosi la porta sguarnita. Poi il grandissimo intervento di Bruschi a dire di no. L'ultima emozione del primo tempo, vedremo quale sarà a questo punto la prima del secondo, con questi due interpreti cambiati. È il Meda ad attaccare con questo primo pallone in direzione di Martino, con i tempi giusti il capitano non va in porta, voleva Maugeri in mezzo. Gran chiusura della difesa della Castanese, di Giuliano Caputo per essere precisi, classe 97, preciso e puntuale. Calcio d'angolo, è il primo della ripresa per il Meda. Questa pallata, questa sovrapposizione di Martino, che nel primo tempo raramente abbiamo visto, almeno non con i tempi giusti, né di inserimento né, l'abbiamo detto nei primi minuti, con la precisione dell'assist. Questa volta è subito funzionato però il binario di destra. Corner che arriva da Valtunina, però dritto su Salom, che allontana solo per un attimo. Poi Carugati si bisticcia un po' su quel pallone, tiro più da alleggerimento che per altre motivazioni di Ferraroli. Palla che impegnerà i raccattapalle dell'Annibale Sacchi. Tra le urla che sentite sono, ripetiamo, di mister Cairoli, squalificato quest'oggi, di conseguenza non in panchina con i suoi. Segue il match dalla tribuna dell'Annibale Sacchi. Si è fatto sentire per tutto il primo tempo. Filomeno, Schinetti, si fa vedere sulla destra il numero 8, prende il compasso e mette in mezzo. Non preciso però il suo fendente con il destro sul taglio dalle retrovie e l'inserimento dei centrocampisti. Meda molto meno timido rispetto all'inizio di primo tempo, ovviamente con più coraggio visto anche il finale prima dell'intervallo. Arriva adesso la pressione della Castanese, che avevamo incensato nei primi minuti del match, sempre forte, aggressiva, continua, costante, che ha portato per l'appunto all'errore difensivo del Meda per il vantaggio.
sempre meno presente però nel corso del match. Caputo, già battuta la rimessa del 3, si finisce da Parini, riesce a servire Moretti con i tempi giusti, cercava ancora una volta il taglio del terzino. Parini, giro alla difesa, Rabuffi coinvolge la manovra un po' a ventaglio la formazione di casa, la sinistra destra, poi però il possesso viene perso, buono il break di Laribi che si guadagna anche un calcio di punizione, fa respirare i suoi, quinto minuto, già battuto, cercare la verticale, impegnare Lazar che rincorre, pallone che supera come al solito il terzino, schema che vediamo molto spesso in questo girone A di eccellenza lombarda. Bravo Lazar, non farsi superare più di tanto, corsa all'indietro, sparato via il pallone sulla progressione pericolosa di Marco Valtulina, rimessa però per il Meda. Alza più che può, ovviamente il baricentro, la formazione ospite, Valtulina, campanile in mezzo, arriva al volo Martino, soluzione difficilissima da trovare per il capitano della formazione ospite. Schinetti coinvolge Ferraroli, con calma si va all'indietro, preferisce non andarci bianchi ma lasciare a Chierico. Bruschi, giocata in direzione di Filomeno. Perdere tutti i riferimenti adesso con questa manovra il Meda. Pressione proprio di Filomeno sul portatore di palla. Bravo a reggere però l'urto Pescara. Ma comunque il break ospite. Maugeri aiuta un po' i compagni sulla tre quarti. Laribi, progressione, palla in verticale, dritta su Pescara. Veroni spazza lontano, cerca il movimento di Salom. Attento Bianchi. Per la calma Schinetti. C'è che Moretti a fare un po' di schermo a centrocampo. Adesso bisogna stare attenti anche a questa possibilità. Di conseguenza anche gli attaccanti. In questo caso Moretti va a scendere spesso tra le linee per interdire un po'. Bianchi alza il pallone, supera quindi la pressione di Salom. C'è un po' di spazio qui sulla destra per Martino sotto la nostra postazione. Non viene però premiato il 2. Arriva il recupero palla della Castanese. Gran giocata con l'esterno. Sale di ritmo Caputo che vuole arrivare sul fondo. Trova anche la giocata in area di rigore. Il 3 finisce a terra. Ampi gesti. Dice che non c'è nulla Nicosia. Sembrava effettivamente molto cercato il l'atterramento, diciamo così, del 3. Che si lamenta per il contrasto. Fischia Nicosia. Non sono così veementi, dobbiamo dire, le proteste né da parte del pubblico di fede biancoverde né dei compagni di Caputo, che ha fatto sì una buona giocata guadagnandosi l'area di rigore. C'erano poi diversi compagni da servire, finito a terra con tanta facilità, almeno in diretta non ci sembravano ci fossero gli estremi per aver visto bene Nicosia, che fin qui sta arbitrando con facilità questa 34esima giornata di ritorno del campionato d'eccellenza, questo scontro a salvezza che può davvero decidere le sorti di queste ultime giornate, queste ultime settimane per la squadra di Garavaglia e Cairoli. Si riprende con la rimessa di Veroni, si lotta per stabilire questo passo palla che esce della Castanese, anche il cross, Salom di testa, praticamente passava di là, ha deviato il pallone senza poter capire dove fosse rispetto alla porta. Pallone tranquillamente sul fondo. Ottavo minuto superato in questa ripresa. E come al solito da Chierico si va da Bianchi e poi Bruschi. Non faccio ormai imparato a memoria quello del Meda. Cerca la giocata poi Filomeno, non trova il taglio di Maugeri. Movimento in panchina da una parte e dall'altra. Vedremo. Ci saranno altri cambi. Già i due apportati dalla Castanese con Femmino e Catizzone, che fin qui però hanno faticato a farsi vedere. Moretti, come al solito, a scendere, a dar man forte proprio al centrocampo. Pescara
ancora la giocata elegante di Caputo, la trattenuta su di lui, il fischio c'è, gran giocata stavolta di Giuliano Caputo, il classe 97 che si prende tutte le proteste, ha anche già battuto la Castanese, ma diversi metri al di là rispetto al punto di battuta che ha segnalato Gabriele Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo. Altro buon guizzo però di Caputo, che permette ai suoi di riempire l'area di rigore. Pescara ovviamente sul pallone, il capitano della formazione di casa. Quando siamo al decimo minuto della ripresa, trenino di marcature pronto al limite dell'area di rigore, tutta la danza di maglie bianco-verdi e rosse. Uno solo in barriera per Chierico che si fida, si tratta di Martino, che se gli ampi gesti di Pescara faranno capire che lo schema provato in allenamento è da attuare. Sventagliata altezza del secondo palo, tagliano in tanti, posizione però irregolare, alza la bandierina, sentiamo di dire più per il fuorigioco che per l'uscita addosso a Chierico, che ha abbattuto dopo aver colpito il pallone anche un paio di uomini. Ha avuto la peggio non Caputo che vediamo in piedi. Forse si tratta di Parini. Niente difficile capirlo. Sta rientrando però il centrale per l'appunto la sua area di competenza. E si riprenderà quindi con un calcio di posizione indiretto sì per Chierico, che ovviamente preferisce il lato mancino come fatto fin qui in questi 55 minuti di partita. Dabruschi, anche lui è salito in cattedra nel corso della partita, con il passare dei minuti ha trovato anche un palo. È stato lui, staccandosi, venendo a rimorchio su quel calcio d'angolo, al 37esimo del primo tempo, a sviluppare poi quello che è stato a tutti gli effetti il pari del Meda, che resiste. Alleggerisce la situazione intanto Schinetti sul potenziale contropiede della Castanese. Riesce a ragionarci Veroni, fa distendere ovviamente le maglie bianco-verde, si è già staccato, come vedete, apprezzate. Sul lato sinistro del campo il numero 3 Giuliano Caputo, senza marcatore in questo momento, si sta anche allacciando la scarpa. Salom, nel contrattempo proprio Caputo, riesce comunque ad andare sempre sul lato sinistro la Castanese in questa situazione. Muretti alza la testa e il 10, gran traccia in mezzo, prende però impreciso. Allora Pescara, Veroni lotta per tenere in campo questo pallone, non ce la fa secondo l'assistente dell'arbitro, rimessa quindi per il Meda. Veroni se la ritrova lì e la controlla anche bene. Poi Moretti mette in mezzo a cercare ovviamente Salom, bersaglio sempre su di lui, su questi palloni vaganti in area di rigore. Già timbrato una volta la prima occasione utile. E il turco. Chierico ovviamente da Bianchi, di nuovo da Chierico, rischia la squadra di Cairoli, la palla è uscita, si è rivisto quello che è stato nel primo tempo l'errore ripetuto più volte del Meda, si sono regalato lì davanti con facilità. Pescara, pallone morbido in mezzo, batti ribatti che favorisce la potenziale soluzione di Femmino, va in porta il 15, passava anche di la Salom come al solito, la voltoio era pace su questi palloni, bravissimo però Chierico a tenere salda la presa. Bianchi, Bruschi, scende Filomeno, la Ribi preferisce andare a destra, Valtulina prolunga il pallone di prima intenzione, cercava di rubare un po' un tempo di gioco giocandola di prima, in ritardo Maugeri, non una gran partita fin qui quella del 9, spesso in ritardo su queste situazioni.
Pronto a battere ovviamente Pescara, si è già staccato sulla sinistra Parini. Palla però premia Moretti in posizione, sembra regolare, è il 10, allora sterza Moretti. Se perde l'attimo, si torna da Pescara, gran giocata ancora di Caputo, Caputo guadagna nuovamente il fondo. Non lo tengono quando non dà punti di riferimento il terzino con il 3, sterza a destra e a sinistra con grande facilità, guadagna la rimessa, zona offensiva. Si vede Moretti, salito in cattedra al 10, col passare dei minuti collegando centrocampo e attacco ha avuto anche molti più possessi a disposizione, facendo vedere le sue qualità. Nazar allontana, batte ribatti che favorisce Salom, si alzano sempre i decibel dell'Annibale Sacchi quando Salom sta per toccare il pallone. Salom alert qui in tribuna Cassano Primo. Veroni la mette in mezzo, dritto però su Laribi che allontana con l'esterno, attenzione a Maugeri che può essere in posizione regolare, non si alza la bandierina, Maugeri la controlla. C'è un break potenziale per il Meda, bravissimo però nella circostanza Rabuffi a far valere il fisico. Non ha fatto girare assolutamente Maugeri che aveva due tracce in realtà sul lato debole qui sotto la nostra postazione, ovviamente non le ha potute apprezzare proprio per la grande marcatura di Rabuffi. Meda che però rimane in avanti con la doppia deviazione. Dovrebbe essere corner. Sì, perché è Valtulina che è andato a prendersi questo pallone, quindi non semplice rimessa. Sarà il suo mancino a essere pericoloso. Attenzione perché dagli sviluppi di corner è arrivato il pari. Valtulina col mancino, trenino rosso in area di rigore. Ungeri, Pozzoli, Bruschi. Più staccato Schinetti, c'è anche Laribi, ecco il traversone, stavolta arriva nel cuore dell'area di rigore, una deviazione che c'è, arcuata, la palla è uscita secondo l'assistente, ha rischiato qualcosina anche Menegon. Leggendo però bene la traiettoria della sfera, classe 91 Daniele Menegon, che ha già battuto proprio per Rabuffi. Lazar, si è staccato Veroni, Lazar però preferisce sempre andare lungo su Salom. Moretti se ne ritrova sul mancino, poi Salom evidentemente al di là della linea difensiva del Meda che ha rischiato qualcosina. Questo rimpallo che ha favorito Moretti, due Moretti e Salom sempre a trovarsi con grande facilità nell'attacco della squadra di Garavaglia. Sta facendo anche scaldare un uomo, difficilissimo però capire da qui con la pettorina di chi si può trattare. Valtulina vede la porta da lontanissimo, Valtulina, ma soluzione velleitaria che è abbastanza sbilenca, diversi metri fuori dallo specchio della porta, arrabbiato e non poco mister Cairoli qui in tribuna. Un tempo pieno di emozioni, secondo sicuramente meno, almeno fin qui. 18° minuto della ripresa. Sul rilancio di Menegon, sempre molto alto. Stacca forte Moretti, prolunga la traiettoria e la ritrova addirittura al 10. Cerca un sombrero, trova la deviazione di Schinetti, rimessa quindi già battuta da Caputo all'indietro, Parini, Rabuffi, si è già staccato Lazar, vediamo se verrà premiato il 2, no, si cerca Veroni, palla dietro alle spalle del terzino, in questo caso si tratta di Pozzoli che vede però il pallone spegnersi comodamente sul fondo. Chierico
salta sicuro però ancora una volta il centrocampo della Castanese. Moretti a litigarsi questo pallone al limite dell'area, poi Salom la ributta dentro, attenzione a Caputo che pregustava il mancino, lasciando però la sfera di competenza, vediamo se ne approfitta Martino. Difficilissimo però correre di più di quanto ha fatto il 2, se lo deve fare anche all'indietro. Gran giocata di Parini, Salom, stavolta è difficile il controllo del 9, si va dal 10, Moretti a terra, regolare, Catizzone dà, non riceve il 14, neanche il 9, si torna da Bianchi, calza la traiettoria per Pozzoli, la tiene in campo il 7, sì attenzione perché questa può essere una buona opportunità, un po' scoperta la Castanese, preciso però nella sventagliata Pozzoli, in due tempi libera la formazione bianco-verde, poi Moretti che subisce anche un fallo evidente, lascia giocare l'arbitro forse per il vantaggio. Pescara con i tempi giusti di inserimento sulla destra, attenzione la Castanese a questa opportunità, movimento di Salom non premiato però dal compagno che vuole andare in porta, si tratta, se non ne ha errato, di Femmino. Protesta in maniera anche abbastanza udibile sicuramente il pubblico difende biancoverde, tiro sicuramente velleitario. 20° della ripresa, praticamente tutta la panchina del Meda a scaldarsi. Catizzone guadagna il fondo ad ampie falcate, la palla in mezzo, Salom spalle al bersaglio, non può fare di più ed è bravissimo la Ribia a marcare. Caputo la mette giù, poi cerca e trova la collaborazione di Moretti ma solo per un attimo, regalato ancora una volta con facilità il pallone però la Castanese al limite dell'area, bloccata in maniera irregolare, calcio di punizione e attenzione alla zona, siamo veramente qualche metro al di qua del limite dell'area di rigore e Pescara è già andato lì a chiamare Dips su quel pallone, a prenotarla, la fa sua, se la mette sotto al braccio Maximiliano Pescara, fa capire che sarà lui a voler andare in porta. Zona molto interessante per il suo destro, non è il solo su quel pallone in questo momento. Parlotta anche con qualche compagno, si è staccato sicuramente Veroni. Mentre Chierico ne mette 4 in barriera, vuole forse vedere la partita, quindi non è foltissimo il muro rosso. Si gioca anche un po' con la linea del fuorigioco perché ovviamente occhio a Salom nel cuore dell'area di rigore. Pescara col destro, Moretti col sinistro, 4 in barriera, sullo scenario quando siamo al 22°. Parte Pescara, la palla scende molto dopo però rispetto alle volontà del numero 5, che non trova quindi lo specchio della porta. Segnala che recupererà tutto il direttore di gara, anche questo mezzo minuto che probabilmente verrà perso per il cambio, crediamo, perché ha preso un colpo, forse nell'occasione proprio del calcio di punizione fischiato alla Castanese. Schinetti non sembra farcela, se non capiamo un problema forse di natura muscolare addirittura a terra, sì, non riesce proprio a proseguire Schinetti. Però non riusciamo a capire se è un colpo al volto, quindi alla testa, o un problema di natura muscolare. Abbiamo superato comunque la metà di questo secondo tempo. Ne approfitta ovviamente per discutere con i suoi Garavaglia, anche lui ne manda a scaldare diversi, non può farlo Cairoli che è qui in tribuna a farci compagnia, sicuramente in qualche modo in contatto comunque con la panchina in rosso. Pronti anche i cambi per la formazione ospite, vedremo se il protagonista di uno dei cambi sarà proprio Schinetti, che non sembra essere proprio nel suo picco di forma. Partirà comunque più che sufficiente la sua,
si sembra andare dritto in panchina al numero 8. Infatti c'è subito il cambio. Vediamo se è il numero 14, De Vincenzi. Classe 97, sì, è proprio lui a prendere la stessa area di competenza di Schinetti, quindi un cambio prettamente dovuto all'infortunio. Lo segnaliamo, Giorgio De Vincenzi in campo. E fuori Schinetti, che poteva essere sicuramente un pericolo in più. La sua tecnica, vedremo come se la caverà invece il numero 14. Filomeno. Stop, fa proseguire la corsa del pallone lanciando molto lungo, dritto però tra le mani di Chierico. Corre in ritardo Maugeri, per me comunque è difficilissimo da leggere e interpretare questo qui, che si è un po' allungata adesso la formazione del Meda. Questo lancio lungo che guadagna la testa di Laribi. Moretti alza la testa al 10, una finta di corpo, poi si torna in difesa. C'è Lazar, poi Veroni, ancora una volta sulla verticale, ancora una volta la Ribi a dire no e a sparare in direzione di Menegon. Riceve stavolta sui piedi l'estremo difensore, che va da Rabuffi, sventaglia verso Veroni lui. Per non trovare il pallone Catizzone, fisico che avete sentito perché il pallone ha varcato la linea bianca e di conseguenza ci sarà rimessa, si riprenderà da lì. Siamo al 26esimo minuto adesso, cambi che non hanno spinto tantissimo in casa castanese, né Femminò né Catizzone hanno trovato un modo di brillare, un guizzo sì di Catizzone qualche minuto fa guadagnando il fondo, ma poco di più, meno sin qui. La rimessa intanto è di Veroni, già battuta, direzione ovviamente Moretti. Fisce a terra proprio Catizzone, senza fallo. Ci può quindi riflettere nuovamente il Meda, che lascia scendere Alibi all'indietro. Portare via anche una marcatura, ha trovato Maugeri in avanti. Maugeri lotta su questo pallone, strattona, calcio di punizione. Tra le proteste dell'esperto. Classe 94, Simone Maugeri sta lasciando andare anche qualche protesta, come anche Pescara redarguito dal direttore di gara. Si può riprendere, temperatura che scende apprezzata anche dall'alone che vedete uscire in questo caso da Pescara quando respira il capitano della Castanese, che ha rilanciato lungo zona Moretti, testata del 10. Altro campanile a impegnare Maugeri, un rimbalzo, vediamo se arriva anche il secondo, così è, Lazar lo legge bene, trova però Filomeno a portargliela via, si è allungato il pallone quasi come un running back, poi corso dietro di lui. Laribi, preferisce la sua destra, sfera che non arriva a Martino sul tentativo dell'appena entrato numero 14 De Vincenzi. Si distende adesso la Castanese. Parini arriva Caputo a dargli una mano, ma Parini se ne va, guadagna l'area di rigore del 4, sterza anche, la mette in mezzo, interessante, salta Moretti ma non trova il pallone, non è finita, ancora al limite dell'area di rigore con Veroni che aspetta troppo tra il disappunto di tutto il pubblico. Permesso a Pozzoli di arrivare lì con grande forza, Emanuele Pozzoli. Stanchissimo il 7, anche lui indiziato al potenziale cambio arrivati a questo punto. Lotta Filomeno, palla arriva Moretti, incredibile dialogo tra le due punte. Moretti inventa per Caputo che arriva in aria, poi Salome, finito anche a terra Caputo lamentandosi di un contrasto. Ancora una volta Moretti a inventare praticamente dal nulla cioccolatini per i compagni, stavolta non scartato dal buon taglio però di Caputo, con i tempi giusti un po' rubato il tempo e la posizione a Salom, non sono comunque riusciti
trovare la porta, i calciatori, sacca bianco-verde. Tutto di pausa, vediamo se ci saranno dei cambi. Non sembra però essere pronta nessuna delle due panchine. E allora va a lottare Maugeri, salta senza tanti complimenti ovviamente Lazar, allontanando. Da una parte all'altra, Bianchi spara lontano, si è vista spesso da una parte all'altra. Squadre che si fanno aiutare ovviamente anche da queste pause, in carenza anche d'ossigeno con il passare di minuti. Menegon, Parini, si ventaglia al 4, buona la sua iniziativa qualche minuto fa, come questo lancio per Moretti. Si porta via due uomini, tra cui Laribi, poi mette in mezzo il pallone, altezza secondo palo, spizzata e prolungata però dalla difesa, nuovamente Pozzoli con grande attenzione ad alleggerire l'area di rigore. C'è un cambio prima, è del Meda. Effettua quindi il secondo cambio, davvero difficilissimo capire. Il 18, il numero 18 per il 7 dovrebbe essere quindi De Lauso a essere entrato, il classico 2005 per, come dicevamo, Pozzoli. Invece no, è Valtulina. Uscire, molto stanco in realtà Pozzoli. Più volte ho guardato la macchina, potrebbe essere anche lui uno degli altri cambi, perché sono già pronti diverse casacche rosse lì. Zona panchina ospiti. Prima però De Lauso, quindi fa compagnia a Giorgio De Vincenzi negli entrati. Darman forte alla formazione ospite, giovanissimo, classe 2005. De Lauso caccia però del primo gol. Verone alla rimessa. Si fanno vedere diverse maglie bianco-verdi, ma non vengono premiate dalla rimessa. Vedo liberata l'area da Laribi. Eccolo, come dicevamo, un altro cambio per il Meda, come anticipato. Dialogo veramente a un campo di distanza tra Cairoli qui in tribuna e i suoi assistenti. Come avete sentito, Tommaso Ferraroli a uscire per Rocco Romano. Cerca anche forze fresche mister Cairoli. Quest'ultimo scampolo di partita, quarto d'ora che può essere veramente importante per il proseguo delle due stagioni. Veroni si torna nuovamente in area di rigore però del Meda. Attenzione, di nuovo Veroni la mette in mezzo sul secondo palo. Ritardo su questa iniziativa la castanese. Poi Parini, Moretti con l'esterno, gran taglio forte in mezzo su Salom. Salta, cerca di far valere come può i suoi centimetri il turco. Pallone comunque troppo alto che finisce tra le braccia sicure di Chierico. Rischiare qualcosina, una difesa in rosso che lascia andare comunque in progressione Bruschi. I tempi giusti il pallone, un po' meno il movimento di Maugeri. Un po' scoperta adesso quella zona di campo. Pescara cerca di approfittarne, ovviamente andando da Veroni. Movimento di Moretti, ma attenzione, non lo premia. Filomeno passa di là con sicurezza Pescara. Addirittura va in porta da Menegon. Lascia aprire a ventaglio i suoi. Serve sulla sua destra Lazar. Veroni da una parte, Caputo dall'altra, ma il pallone va centrale. Moretti, pestone su di lui, step on foot tipico e calcio di punizione. Classe di Nacho Moretti. È già andato al limite dell'area ad attendere il potenziale servizio di Pescara.
Strano scambio di posizioni sempre su questi calci piazzati con Parini che va a guadagnare il lato destro, facendo scendere praticamente Catizzone un po' più dietro, portandosi via l'uomo. Tutta la formazione del Media a difesa nella propria metà campo su questo traversone di Pescara. Trova ancora però una volta il muro in rosso. Comunque viene nuovamente allontanato nella zona del capitano. Arriva il break stavolta di Maugeri con i tempi giusti di inserimento di Filomeno. Un 2 contro 2 che adesso diventa un 2 contro 3. Gran palla però del 10 ancora una volta per Maugeri. Non c'è il fuorigioco. Maugeri sterza al 9, va col sinistro. Rischiato tantissimo la Castanese su questo break del Meda. Al 35esimo minuto arriva il primo vero brivido della seconda frazione, con Maugeri che ha aspettato tutto il match prima di farsi vedere, scambiato con il solito Fumagalli. Filomeno, sinistro un po' strozzato, comunque pericoloso. E occasione Meda, mentre c'è qualche protesta per il pallone che resta in gioco. Maugeri, colpo alla sua schiena, non ravvisato dall'arbitro. Pescara si allunga il pallone, rischia qualcosa sulla Ribi. Veroni mette ordine spazzando lontano. Elegante anche nel metterla giù il 5. La Ribi ha già dato, superato Pescara con facilità. Si fa vedere Maugeri sulla destra. Preferito invece il tentativo da lontanissimo Pozzoli. Perso l'uscita al 7 con il passare dei minuti. Maugeri fermo al limite dell'area, stava già aspettando l'assist, aveva tagliato stavolta con i tempi giusti Simone Maugeri, non premiato dal compagno. 36 i minuti al nostro cronometro per quanto riguarda questo secondo tempo. Un po' braccino per quanto riguarda le occasioni pericolose, una soltanto, quella di qualche istante fa proprio di Maugeri, che finisce a terra in questa circostanza. Al duello con Pescara deve stare molto attento a queste proteste perché è già ammonito. Vincenzi intanto lascia il compito della battuta ovviamente a Laribi. Suo Mancino con tutti gli uomini disponibili all'altezza del secondo palo ad attendere il suo fendente. Si è alzato anche Romano solo per un attimo, però rinviene adesso il 13. Un po' di confusione in questa situazione. Braccio alzato per Laribi che chiama uno schema. Palla forte proprio all'altezza del secondo palo. La rovesciata di Bruschi. Applausi per il tentativo. E come si è coordinato il numero 3. Da arricchire quelli che sono gli highlights di questo secondo tempo. Quello che è finito sì alto, ma non di molto. Salta Moretti, sempre lui a essere cercato su questi lunghi rilanci da parte di Menegon. Ne messa guadagnata dalla Castanese. Adesso se vuole i tre punti deve affrettarsi. Trascodellato il pallone in zona Parini. La ritrova Filomeno con l'esterno, gran giocata per Pozzoli che però non ci può arrivare. Arriva prima Lazar, bombarda praticamente la panchina avversaria, seppur involontariamente. Bianchi non la mette giù, preferisce andare diretto da Bruschi che rischia qualcosina sulla pressione di Moretti, se non andiamo errato. Anzi no, Moretti proprio al centro in questo caso della tre quarti. E potrà ricevere ancora una volta l'offensiva della Castanese perché Bianchi ha liberato l'area spazzando più lontano che può. 7 minuti più recupero, il termine di questa 34esima giornata di ritorno, l'anticipo di questa 34esima giornata. Lotta la Meda per uscire palla al piede, lo fa con grande eleganza stavolta per De Lauso che però sbaglia a intendersi, non si capisce né con Maugeri da una parte né con il potenziale tentativo di taglio di Filomeno dall'altra. Doppia trattenuta, favorita la difesa, anzi no, il fischio è in favore del Meda. Protesta Martino che forse voleva addirittura il cartellino.
arriva il giallo per proteste, Caputo abbastanza evidente a sbracciare il terzino. Segnaliamo anche questa ammonizione. Tempo anche per il direttore di gara per segnalare questo giallo, l'ennesimo per proteste. La partita della Castellanese sventagliata, stata debole di Romano. Comunque trova Bruschi dall'altra parte, se la trova lì Veroni, che sbaglia però la misura del pallone. Si va a vedere in zona rimessa De Vincenzi, non viene servito, preferito come al solito Maugeri, la torre a scendere ad Armanforte al centrocampo in questa situazione. Bruschi di nuovo, De Vincenzi stavolta sì, palla in verticale, cercare di nuovo Bruschi, si lotta per stabilire questo possesso, colpo di testa che favorisce Filomeni, poi Pescara cerca di alleggerire la Castanese, ma regala ancora una volta il possesso al Meda, fallo sì, stavolta è degli uomini in rosso, chiamano anche un giallo ma non arriva, permette invece di giocare veloce alla Castanese il mancato provvedimento disciplinare. Veroni, le urla che sentite di Cairoli, che fa ripiegare tutti dietro e muove la pressione, seppur timida, dei suoi, sui portatori della Castanese, in questo caso Parini, senza il 4, che preferisce sempre il destro. Salom prolunga, trova Bruschi, in due a saltare, nessuno a prenderla, poi Martino, forse a gamba tesa, da Ribi, sempre poco per dissottire, lontana Pescara, Parini di nuovo, sempre a preferire il destro, un fazzoletto il 4, finisce a terra, regolare secondo l'arbitro il break difensivo del Meda, che può distendersi. Maugeri, si va adesso alla destra, Martino, premiato, Martino, punta la difesa avversaria, il numero 2 mette in mezzo a questo pallone con i giri giusti, ma un po' al di là rispetto alla corsa di Maugeri. Finisce poi a terra dell'Auso, un urlo che però non viene premiato con il fallo dal direttore di gara. Salom, con che eleganza, stoppa l'ennesimo pallone del Tuco, che poi viene messo giù, calcio di punizione sacrosanto, come lo è il cartellino giallo per il numero 13 Rocco Romano, che ha ovviamente abbattuto il 9 per non incorrere in quello che poteva essere veramente un contropiede sanguinoso. Anche lui ha ammonito, quindi Romano. Avete visto però con quale tecnica e qualità il Turco l'ha messa giù, tenendo sempre sulle spine i propri marcatori. Colpo molto duro quando mancano 3 minuti più recupero. Il termine del match, tutti a citare ovviamente da una parte e dall'altra. Vediamo chi vorrà di più questi 3 punti. Maugeri al piccolo trotto abbandona il campo, ha speso tanto negli ultimi minuti il 9, ha avuto un'occasione, forse la più nitida della ripresa, al suo posto Lanzarini. Il più fresco adesso, numero 20, a riempire l'attacco del Meda, questi veramente ultimissimi minuti a disposizione delle due formazioni. Un Pescara sul punto di battuta di questo calcio di punizione, battuto a lunga gittata, cercato Femminò, la palla che rimane lì, cerca di mettere un po' d'ordine la Castanese, ma il batti batti premia Moretti, che calcia la deviazione, se usciva questo pallone dallo specchio, ma per sicurezza Chierico la mano ce l'ha messa, calcio d'angolo. Questo tiro smorzato e deviato, non si è fidato Chierico, non gliel'hanno chiamata fuori. Occasione comunque per la Castanese, soprattutto perché adesso può andare dalla bandierina a impensierire la retroguardia del Meda. Tutti in area i saltatori. Prosti Veroni che arriva adesso. Palla che viene prolungata, che addirittura lascia andare il Meda in contropiede. Sono tantissime le frecce rosse che partono con Filomeno che cerca e trova il lato debole, gran palla per Laribi, limite dell'aria è lì, Laribi lo varca, poi serve con i tempi però sbagliati, la corrente dei Vincenzi, bravo Lasana a fargli rimpallare il pallone contro, pericolo passa,
ma non c'è tempo davvero per respirare perché Menegon ha già battuto. Martino sulla traiettoria del pallone regala praticamente il pallone a Moretti, che finisce a terra su questo intervento. Il pallone però viene colpito, di conseguenza si può continuare a giocare con questa volta il taglio di De Vincenzi. Bandierina che si alza, l'avete sicuramente apprezzata sotto la nostra postazione, pressione regolare sul taglio di Delauso. E ultimo minuto all'Annibale Sacchi, almeno nei tempi regolamentari, e vedremo quanto ci sarà da recuperare per Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo. Stacca Moretti, stacca anche la Ribi, lontana Bruschi. Delauso a saltare, braccio molto largo, l'ho visto l'arbitro, poi anche calciato in qualche modo il Meda, ma braccio evidentemente largo a colpire il volto del calciatore della Castanese, che potrà quindi beneficiare di questo calcio di punizione. Quelli che sono gli ultimi secondi, scoccare del novantesimo, Pescara sul pallone, ancora non c'è nessun movimento per quanto riguarda i minuti di recupero sulla linea mediana. Quindi prende la rincorsa Pescara, potrebbe addirittura non esserci recupero. Pescara, una delle ultime occasioni per la Castanese o per il Meda, perché c'è il potenziale break di Filomeno che spazza sulla sinistra. Appena entrato Lanzarini, uno dei primi palloni toccati dal 20, che si impegna per tenerlo in campo. C'è anche l'intervento di Lazar, preciso e puntuale, è stato per tutta la partita il 2. Pronta adesso la segnalazione del recupero. Abbiamo in realtà superato il novantesimo, 6 minuti ancora da giocare, 30 secondi al nostro cronometro, già se ne sono andati. Quindi non c'è pericolo, possibilità sicuramente a disposizione delle due formazioni, mentre si lotta però per stabilire questo possesso, che alla fine della Castanese per un calcio di punizione è battuto con il disturbo evidente però è irregolare del Meda. Pozzoli, se non andiamo errato, praticamente frapposto tra la battuta rapida della Castanese. In maniera fin troppo evidente, mano al cartellino anche per lui. Carugati, Valtulina, Pescara, Caputo, Romano e adesso anche Pozzoli, gli ammoniti di questa gara. Comunque non particolarmente nervoso, nonostante si tratti di uno scontro salvezza, come detto più volte. Saloma a saltare, allontanato ancora una volta da Romano il pallone, che lui col giallo deve stare molto attento. Salta Martino, non riesce a metterla fuori in un primo momento, allora in acrobazia se ne accerta, spara più lontano ancora. Parini alla rimessa, se ne sta andando anche il secondo minuto di recupero dei 6 concessi dall'arbitro. Pescara, gli chiamano la pressione anche dagli spalti, allora Lazar alza la traiettoria di questo pallone, lui a cercare ovviamente Salom, che salta ma non trova né il pallone né compagni da servire. Chierico lancia Bruschi, alza la testa al 3, sventaglia con tutta la forza che ha ma trova solo uomini biancoverdi. Adesso la Ribi si fa superare dal pallone, rischia qualcosa scoprendo la retroguardia del Meda, una trattenuta evidente di la Ribi, prende il giallo Omar Laribi, sapeva di poterlo spendere e lo ha fatto anche in maniera esperta. È stato proprio lui a lasciare scoperto spazio alle sue spalle, andando con troppa sicurezza su questo pallone. Spende poi il cartellino anche lui. Scena vista e rivista, Pescara sul pallone, zona tre quarti, siamo a metà di questo recupero. Si allontana adesso il 5, che forse vuole far valere i centimetri, andando a gremire il limite dell'area di rigore, lasciando Lorenzo Veroni sul punto di battuta. Trenino di marcature, danza che parte ora, cross in mezzo, colpo di testa di Moretti, non è finita ancora Moretti, doppio tentativo di Nacho Moretti, che poi ha subito anche in maniera abbastanza forte l'impatto con un avversario, più pericoloso quasi il primo del secondo. 93esimo minuto, ok,
occasione Castanese. E alla fine abbiamo avuto occasioni anche in questo secondo tempo, seppur magari meno nitide rispetto al primo. Partita che adesso sta vedendo diversi feriti praticamente in campo, tanti crampi. Martino su tutti abbiamo visto, ma anche due calciatori che si sono scontrati testa contro testa. Sicuramente Moretti, crediamo addirittura Bianchi, difesa di questa situazione. Ovviamente il recupero che a questo punto si allungherà, aumenta il recupero, diminuisce invece la temperatura qui all'Annibale Sacchi, che mette a dura prova la tribuna rimanente. Questi ultimi minuti si rialza in questo momento Moretti. No. Siamo nel quarto minuto inoltrato di recupero. Ci sarebbe uno e mezzo ancora da giocare, sicuramente prolungato, immaginiamo almeno di un altro minuto. Escono entrambi calciatori, che confermiamo essere quindi Moretti e Bianchi. Chiarico sul pallone, sul punto di battuta. Tutta la calma del mondo. Classe 2003, Tiziano Chiarico. Pronto a battere. Dovrebbe essere in grado sia Moretti da una parte che Bianchi dall'altra di riprendere anche il campo. Viene segnalata la rimessa per la Castanese. Abbiamo superato abbondantemente quello che è il 50° minuto di questo secondo tempo. Altri 30 secondi ai 6 di recupero segnalati dall'arbitro, che mette un'altra mano al cartellino. Stavolta è per un calciatore della Castanese, dovrebbe essere il numero 15, Femmino. Per fortuna il calcio è lontano da questo stadio, perché veramente pioggia di ammoniti su Castanese Meda. Scade il 51° della ripresa, immaginiamo un altro minuto addizionale da giocare per il doppio infortunio corso qualche istante fa. C'è sicuro Menegon, rincuorato dal bravo degli spalti, spara l'uno più lontano che può, con coraggio Salom. Le ultime energie di Castanese e Meda in campo su questo pallone lungo, che però si spegne sul fondo. Lo lascia spegnere con esperienza un ottimo Matteo Rabuffi. Quasi perfetta la sua partita. Parini. Rinvia lungo. Pescara. Cerca il taglio ovviamente di Salom, che tra portiere e difensore quasi si inserisce. Poi alza De Vincenzi. Si lotta in questi ultimi secondi di partita. Colpo di testa di Lanzarini in avanti. La ritrova al 20. Attenzione all'ultima opportunità per il Meda, con la gran palla in profondità verso Pozzoli. Forse fin troppo in profondità. Deve impegnarsi per tenerla in campo il 7. Riempita per un'area di rigore. Il traversone arriva adesso sul secondo palo, dove non c'è nessuno. C'è soltanto la linea bianca, che viene superata dal pallone. Forse l'ultima occasione di questa partita per la Castanese, che vediamo se si giocherà il match point. Menegon cerca Caputo, trovato Salom, trovato anche il break però dei ragazzi in rosso. Allora Pescara circunnaviga praticamente la Ribi, trova un po' di spazio sulla destra. Lazar, forte in verticale, prolungato il pallone. Veroni, cross in mezzo, è il match ball, non ci arriva Salom, la palla arriva comunque in area di rigore. La sterzata di Femmino, bravissimo Romano ad alleggerire. Non è finita, non mette il fischietto in bocca al direttore di gara, lascia giocare Parini, che mette in mezzo un nuovo pallone, la ritrova il 4, passa però di là Martino. Tocco di braccio segnalato contro il Meda, e di conseguenza quando siamo al 54° minuto del secondo tempo c'è un'altra, forse l'ultima occasione per la Castanese in questo 1-1. Pescara sul punto di battuta, gli chiedono dalle tribune di andare a saltare, lasciare Veroni
alla battuta di questo piazzato, ma finge di non sentire il 5. Uno in barriera per Chierico, che si fida delle intenzioni di traversone di Pescara, mettendo Martino, non sicuramente un gigante, in barriera. Tutti a saltare adesso, Pescara a metterla in mezzo tra le braccia, proprio di Tiziano Chierico, che la fa sua. Non c'è più tempo, fischia una volta, fischia due volte e fischia tre volte. Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo cala il sipario a Cassano Primo. Era uno scontro salvezza, ci hanno regalato sì tante emozioni, ma Castanese e Meda se ne vanno da qui forse entrambe scontente, con l'1-1 maturato in un ricchissimo primo tempo. Il gol di Salom su un errore difensivo in costruzione del Meda all'ottavo minuto, pareggiato al 37esimo sugli sviluppi di calcio d'angolo da Pozzoli. Tante azioni sia nel primo che nel secondo tempo e forse due scontenti. Da Carmine Russo che vi parla, grazie allo staff di Beppe TV per questa 34esima giornata di ritorno, l'anticipo della 34esima di ritorno del girone A di eccellenza, è tutto. Alla prossima.